Ciao amici da Andrea di Esseloso Portoghese, oggi è venerdì 2 novembre dopo il ponte, quindi di Baracca. Andiamo subito con lo speed test, un millisecondo di ping, siamo già a 270 mega, sto facendo 300 mega. Sto facendo questo speed test in modalità anonimo con Chrome. 300 mega, quindi in download, vi ricordo che ho la 305. Ok, adesso voglio provare a fare invece, questo è l'upload, 100 mega, 200 mega. Vi ricordo invece che voglio fare adesso uno speed test, come termino qua, 260 mega in upload. Adesso chiudo questo, voglio aprire invece, chiudiamo Chrome, perché voglio proprio uscire da Chrome, voglio invece farlo con Safari. Apriamo Safari. Speed test, no, però sempre in modalità anonima. Fa Safari, nuova finestra privata, chiudiamo questa perché non vorrei che questa è Camtasia che mi sta registrando. Questo è Safari in modalità privata. Allora, speed test.net. Quindi vi ricordo che abbiamo raggiunto i 300 mega, consenti per la modalità anonima, i 300 mega con Chrome. Vi ricordo che un Mac vecchiotto del 2008. Vedete, qua con Safari è un po' più lento, non so perché. 180 mega qua siamo. Che ho un Mac del 2008, Intel Xeon 2, 16 giga di RAM. Lo vedete qua. 16 giga di DDR2 a 800 MHz con 2 Xeon a 2.8 GHz. E l'upload è sempre più veloce del download. Adesso come termina, facciamo la terzo speed test. In modalità sempre, questo vi ricordo che è Safari. Facciamo il terzo speed test con Mozilla Firefox, sempre, ecco qua, Firefox sta installando gli aggiornamenti, servirà fra qualche secondo. Nel frattempo vi volevo chiedere una cosa, avevo intenzione di fare dei video che non c'entrano niente con lo speed test, con internet, con il wifi, su Amazon. Una copia di Firefox è già aperta, vediamo dove ce l'ho aperta, non è aperta in modalità anonima. Adesso facciamo qua, facciamo invece due test, ne facciamo uno con speed test, eccolo qua, speed test modalità anonima Firefox, e poi ne facciamo invece un altro con un altro, questo 2 millisecondi di ping e siamo a 130. È molto strana questa cosa, tenete presente che io ho collegato soltanto, ho spento la stampante che wifi, ho scollegato il mio telefono, il mio cellulare, ho scollegato un altro telefono, ho solamente un altro dispositivo collegato al wifi. Non so se c'è gente collegata, non so se sto controllando. Allora, 131 in download, 111 in upload. Adesso voglio fare invece un altro esperimento, chiudo qua, riapro Chrome, lo voglio fare con mio IP speed test di connessione. Prima di eseguire il test della velocità DSL qua, ricorda di chiudere altre finestre del browser che potrebbero influenzare la misurazione. Quindi se io sotto qua c'è una finestra, la chiudo. Vai. Quindi abbiamo visto che prima con Chrome, questa non è in modalità anonima, ma è un Chrome normale. Però è con speed test, è con un mio IP e non con speed test. Siamo sempre a 280 mega, quindi la velocità è la stessa. Vi stavo dicendo, io avevo intenzione di fare dei video nuovi su Amazon, sui prezzi pazzi di Amazon. Secondo voi è più giusto che continui a farlo nel mio canale YouTube o che apra un nuovo canale YouTube e mi dedichi solo ai prezzi pazzi che io trovo su Amazon? Se mi date una risposta e me lo fate sapere cosa per voi è meglio, vi dico grazie perché sono molto indeciso. Ciao a tutti da Andrea di Esseloso. A presto, ciao ciao!